coglione! Chiedo scusa, pensavo che fossi... Vuoi far girare il sacchè? Oh no, stavo solo cercando qualcuno. I piccoli secchi rovesciano l'acqua nel canale. Lo usiamo per irrigare la fattoria. Ah, allora tu sei responsabile dell'irritazione della fattoria. Non irritazione, irrigazione! Capisco, appunto, quello che volevo dire. Senti, conosci una ragazzina di nome Chione? I suoi genitori non vogliono che si occupi del sacchè. Allora la conosci, è stata qui. E tu chi sei? Chiedo scusa, non volevo sconfinare, mi spiace. Questa è la mia fattoria e io sono una contadina. Inoltre faccio parte dell'Assemblea del Popolo, l'organo legislativo dell'Egitto. Sono un ariete, mi piacciono le gomme alla menta e lo sci d'acqua. Sto cercando una ragazzina di nome Chione. Invece i miei uccellini hanno bisogno di mangiare e anche il tempo vola. Vola, capito? Una palma da datteri. Wow, sono anni che non mangio un dattero. Sono un martin pescatore, mi tuffo a caccia di prede. Sono un ottimo pescatore, ma la gallinella nemmeno mi vede. Come sono andato? Sono il nibbio dalle ali nere. Il mio fresco nido è presso il Nilo. Gli altri uccelli mi seguono cercando di imitare il mio stile. Sono un uccello d'acqua solitario, grande quanto un pollo. Sono una gallinella molto ambiziosa. Grazie a tutti. Grazie molte! Ora sarò felice di rispondere a tutte le domande su Chione. L'hai vista? No! Sai dove potrebbe essere? No! Forse conosci qualcuno che può aiutarmi? Beh... no! Grazie, un aiuto prezioso. Davvero? No! Sei con l'acqua alla gola, uomo. Praticamente in una vasca da bagno. Ah? Sì, se sei disteso. Pericoloso. Solo perché sai che sono, direi, molto molto affamato? Stai lontano dall'insalata, lui! Devo averla! Sto morendo di fame! No! Insalata fantastica sprecata. Non avevo mai visto utilizzare l'insalata in questo modo. Strano. Non capitano di frequente dei piccioni lungo il Nilo. Ehi, cosa ci fai qui? Io sono venuta a portare un messaggio. Come hai fatto ad arrivare fin qui in Egitto?
cosa pensi che siano queste? Ho volato, ovviamente. Sono un uccello. Ma pensavo che tu avessi paura. Pronto? Non in presenza di penne straniere, se non ti dispiace. Santo cielo, che cos'è quella roba? Sei gigantesco. Sono una gallinella. Sono un uccello d'acqua. Mi sembri più un tacchino. Sei veramente enorme. Allora, dov'è il messaggio che hai portato? Lo sai? Non hai alcun tatto, non te l'ha mai detto nessuno? Insomma, è un messaggio privato. Scusate il mio amico, permettete che ci appartiamo? Per nulla. Ricorda al tuo amico che il piccione in Egitto è un cibo prelibato. Non mi è simpatica, proprio per niente. Per favore, cosa dice il messaggio? Cara piccola Chione, non è un amore. Ho trovato questo messaggio vicino al lago del campeggio Chiliwawa. Chione, la ragazzina egiziana, voleva probabilmente spedirlo ai suoi genitori. Ho pensato che portarlo fin qui sarebbe stata una cosa carina. Von Schmarti mi ha detto che si trovava in uno stato pietoso. È scappata via. Ma non dirmi! Forse questo messaggio contiene indicazioni utili per trovarla. Fammi vedere. Non così in fretta, nuvola rosa. Sono certa che hai trovato qualche ninnolo per me. Qualcosa per dimostrarmi che apprezzi i miei sforzi. Li apprezzi, vero? Oh, uno scarabeo! Ti sei ricordato di me? Sul serio? Mi piace! Oh no! È scritto in geroglifici! E adesso? Dovrò cercare qualcuno in grado di decifrarli, suppongo. Posso tradurlo? Dice, io sono felice. Ma si sta divertendo. Si diverte? Ma non ha senso. Von Schmarti mi ha detto che era triste. Farò meglio a tornare al campeggio. Aspetta, è meglio che lo porti con te. Grazie. Rosa a Schmarti. Schmarti, rispondi. Rosa, ho trovato Chiodi. È tornata al campeggio. E ora è felice, giusto? No, è più triste che mai. Più infelice che mai? Non ha senso. Devo prendere il jet per il campeggio al più presto. Del tuo paese. Il mio paese è più bello del tuo. La gente del tuo paese è stupida. La gente del tuo paese è orribile. Per fortuna sei tornato. Ho scoperto qualcosa di interessante. Pare che Nigel... I bambini sono impazziti. Mancano tutte le attrezzature. Le mie aerotavole, le pogo scarpe, sparite. Anche gran parte del cibo è scomparso. E i bambini non mangiano neppure ciò che è rimasto. Sono affamati e insofferenti. C'è qualcosa di terribilmente strano. Devi scoprirlo. Hai portato qualcosa dai tuoi viaggi? Hai portato qualcosa dai tuoi viaggi? Guarda, ho trovato questa cartolina, è firmata Nigel. È piena di errori di ortografia, ma Nigel è bravissimo a scrivere. Già, e guarda il francobollo. La data del timbro è precedente all'apertura del campeggio. E guarda questa nota di Chione. Dice... Rosa,
Non qui. C'è qualcosa di sinistro. È meglio nascondere le prove sotto le tavole del ripostiglio degli attrezzi. Ok. Che cosa vuoi? Ho qualcosa per te dall'Inghilterra. È il miglior amico di una certa persona. Che cos'è? È il tuo vecchio amico Guy Fawkes. La maggior parte dei bambini inglesi brucia il pupazzo di Guy, ma non tu. Tu sei affezionato al tuo. Guy Fawkes. Wo hen le yi zai xin zhe er bu ge ni zhen zhen hamburger jian. Wo hen le yi zai xin zhe er bu ge ni zhen zhen hamburger jian. Wo hen le yi zai xin zhe er bu ge ni zhen zhen hamburger jian. Uno scomparto segreto. Ecco il posto dove Von Schmarty mi ha detto di nascondere gli oggetti. Von Schmarty, ciao! Dove sei? Nel ripostiglio degli attrezzi! Bene, esci fuori! Sono bloccato! Kumo Ken mi ha chiuso dentro! Oh, ragazzi, arrivo subito! Rosa, dobbiamo trovare Yung Lee! È molto arrabbiato! Rosa, trova Yung Lee. Wo hen le yi zai xin zhe er bu ge ni zhen zhen hamburger jian. Cosa ha detto? Non lo so. Come la maggior parte degli altri bambini, Yung Lee parla diverse lingue, ma ora sembra che parli solo cinese. Cosa possiamo fare? Ti ho iscritto ad un corso lampo intensivo di cinese. Grandioso! Dove devo andare? In Cina! Di nuovo in viaggio! Wo hen le yi zai xin zhe er bu ge ni zhen zhen hamburger jian. Dammi solo un giorno e sarò in grado di risponderti. Spiacente, su questo aereo mancano ancora i sacchetti di emergenza. Non possiamo ancora decollare. Prendete posto e allacciate le cinture. Decolleremo entro breve. Siamo vicino alla pista. Assicuratevi di aver allacciato le cinture di sicurezza. Decolleremo dopo aver effettuato gli ultimi controlli. Salve, Pantera Rosa, e grazie per aver scelto Air Smart. Oggi voleremo alla quota di 42.000 piedi. Terminata la fase di decollo, potrete slacciare le cinture e muovervi liberamente. Voi
Volete vedere il nostro film di oggi? Di quale film si tratta? Sister Act numero 16, Suore e motori. Tra pochi minuti arriveremo a destinazione. Le attuali condizioni meteorologiche sono buone. Preparatevi allo sbarco e non dimenticate i vostri oggetti personali. Grazie per aver volato con Air Smarty. Quale emozione averti qui! Sbrigati a prepararti, mancano 5 minuti! Sbrigati, i fan ti attendono! Ah, ti sta a pennello! Il tuo costume è perfetto, sei meraviglioso! Hai conosciuto mio cugino Nunchuk? È la miglior guardia di sicurezza di tutta Beijing. Nessuno può superare Nunchuk. Perfetto. Il tuo viso è un capolavoro. Non sbattere le ciglia, si rovina il trucco. Non mi avevi detto che ci sarebbero stati dei cani? Sai bene che ho paura dei cani! Avete fatto un grosso errore. Non dovevate venire qui. No, uomo. Tu stai facendo un errore, uomo. Io conosco il vero Kung Fu. Questa voce mi piace più dell'originale. Questo mette a posto quello piccolo e brutto. Non dovevi colpire lui. Hai fatto un grave errore. Lui sarà molto arrabbiato con te. Questo significa che se non ti sistemo, lui sarà molto arrabbiato con me. Questo significa che devo sistemarti. Ok, prendimi. Ora? Ora non ho niente altro da fare, ma puoi scegliere tu il momento. Anch'io non ho altro da fare. Ok, allora adesso. Cieco! Sono cieco! Maledetta pantera, non ci vedo più! Scigolle, ma... Non parlo la tua lingua. Hai già mangiato? Veramente no. È un grande onore incontrarti.
Possiamo invitarti a casa nostra per cena? Se volete, ti invitiamo. Wang Li, Nung Chuk, venite! Benvenuta, famosa stella rosa dell'opera! Siedi e mangia! È quasi pronto! Giocare con uccellino. Cibo si raffredda. Siediti. Io cucino molto male. Non ti piacerà? Oh, sono sicuro che è... molto, molto cattivo. Sapore orribile. È davvero così cattivo? No, è un modo di fare cinese. Eccesso di modestia. Oh santo cielo, ma siete matti! È delizioso, incredibile, non ho mai assaggiato! Avete provato questo? È fenomenale! Un sogno! Ditemi che non sto sognando, è troppo buono! Poco saporito! Il sapore, ottimo, superbo! Com'è andata? Troppo, troppo buono! È il figlio di mio fratello, Yung Li. È il genio della famiglia, molto molto sveglio. Molto! Ora è in un campeggio speciale per geni, chiamato Campo Genio Wawa. Ho capito. Quando non è occupato a fare il genio, aiuta suo padre alla fattoria. Vive con noi, così può andare in una buona scuola di Beijing. Suo padre coltiva il riso. Inglese non buono. Ma il riso sarà molto buono, suppongo. Devi andare alla sua fattoria. Vai a trovare il suo riso. Porta fortuna al suo riso. Ma non so se porto fortuna. Molto. Proverò. Troppo lontano per andare a piedi. Denaro fortunato per il nuovo anno cinese. Quello è mio. Miau. Sì, sì. Usa quella. Io non faccio mai uscire l'uccellino dalla sua gabbia. E ora non c'è più. Sparito, mi senti? Sparito! Scusa, grazie per la cena, arrivederci. Noi diciamo Zai Jian, che significa addio. Zai Jian a tutti. Zai Jian! Sparito, mi senti?